Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con il nostro soggettone pronto a guidare la nostra nuova Mitsubishi Lancer Evo 9. Un po' modificata, non troppo, sono finiti i soldi. Pronti per avvicinarci alle prossime qualifiche con un'auto di classe A che sarà appunto questa qui. Partiamo subito con... Allora, secondo me, visto che è di giorno, converrebbe fare... A più ce l'abbiamo lì, questa è qua... No, onestamente mi rompo un po' i maroni, anche perché ci dà poco e niente. I raduni. Raduno università... Scusa, fammi vedere gli eventi, perché... No, mi rompo... No, pensavo fosse quella delle prove randomiche a Cazius. Questa assolutamente no. Questa c'è una classe B che ci dà 4.000, questa iscrizione ricompensa 3.000. Ma scusa, prima ne erano di più. Allora, ricompensa 3.700, ricompensa praticamente 3.000 a questa. 3.000, 1.000 di iscrizione e 3.000, ma che è sta babbona, ma scusi. Allora, quelle di classe A ci sono, per carità, ci stanno sparse qua, ma prima ne avevo vista, prima, nell'ultimo episodio, ne avevo vista qualcuna un po' più remunerativa o sbaglio? Questa aumenta l'allerta di parecchio, cioè di parecchio di 1, per dire, e ci guadagni 3.000, perché 3.000 iscrizioni e 3.000 le usi. A sto punto conviene che ti va a fare questa qua a basso rischio. Sempre 3.000 guadagni. C'è questa qui 3.000 a più. C'è questa da 7.000 che naturalmente andremo a fare. Però non vorrei fare solo due gare. 1, 2. Questa ne guadagniamo 4.000 però, eh. Attenzione. Facciamoci prima questa con la classe B. Perché non dandomele così dovevamo spippolare un po', dai. A tutte le unità, qui centrale. Oggi ci saranno unità extra a pattugliare le strade. Ci volevano un po' di rinforzi. Nel dubbio. Ehi, scheggia. Come butta? Tutto bene. Non vedo l'ora di tornare là fuori. Proprio quello che volevo sentire. A tal proposito, questa settimana ci sono degli eventi con in palio dei bei soldoni, se è un'auto di livello A all'altezza. Mi piacciono i soldoni. E a chi non piacciono? E poi avrei bisogno di diverse auto. La grande è solo per i migliori. 4 gare, 4 auto. Quindi puoi darti al collezionismo. Collezionare auto? Oh, non sarà un problema. Oh, scheggia! Mi piace questa tua botta di autostima. Ma adesso... Basta ciance, è ora di sgommare. Tu sì che ci sai fare con le parole. Fai attenzione là fuori. Oh, e non dimenticare che dopo ieri sera gli sbirri sono tornati alla carica. Questa mi è sempre piaciuta un botto, signori. Mi è sempre piaciuta un tot. Allora, andiamo con questo qua che andiamo a guadagnare 4.000 e... Giustizia, 5.50? Vai a sfidare Giustizia. Inizia evento, non ce la fa scegliere perché ne abbiamo solo una di classe B. Per carità, pure questa è una bestia, però parlando proprio di Need for Speed giapponesone, tamarrate. Perché poi per dire, parlando di BMW M3, quella è bella di serie, cioè di serie è già devastante. Le giapponesi sono belle anche da modificare tanto. Le europee escono già di loro belle incazzose. Giusto per... ci si può fare qualche modifichina, così. Stessa cosa per le americane. Sono già... le americane muscle di loro. Le europee hanno delle linee bellissime. Non che non ce l'abbiano le giapponesi, eh. Però le giapponesi si prestano di più alla modifica. Sono più... Oddio. Attenzione. Madonna, questa... Colunghetti. Lo so, ti sei salvato perché...
Mi ero un attimo impallato. Tobi però spinge, eh. Attenzione alla polizia. Veramente scapperà sicuramente qualche inseguimento. Perché per forza di cose. Vabbè. Continuo a pensare che vincerò io. Andiamola via, andiamola via. Oh, madonna, come si imbarcano loro, non si imbarcano neanche le navi. Dobbiamo vedercela anche con la polizia. Stiamo inseguendo le auto sospette. Il problema non è tanto la polizia, il problema è che ovvio non riesco a arrivare per niente. Mo sì, mo qua dobbiamo spingere forte. L'inseguimento si fa accidentato, gente. Centrale, qui pattuglia. Perfetto, un po' prima. Però sta sempre prima lui, mi sa. Sì, e non lo ripiglio più. Non so nemmeno che faccia abbia, ma odio quella canaglia. No, non lo ripiamo. Oggi ci attacchiamo al cazzo. Ma sottoste, sottoste. Vabbè, non prendiamo il massimo dei soldi, però a sto punto direi, siccome mi rompo un po' i maroni a rifarla, la scommessa l'abbiamo vinta, ci accontentiamo di 5.000 invece di 6.000. Vabbè. Questa è. Allora, intanto segniamoci. Partiamo già dal giorno, però, con questi inseguimenti così violenti, dai. Allora, ci sta questa da 7.000. Onesto. Di classe A, e poi ci andiamo a fare quella di classe A più, dai. Noi dove stiamo? Qua sotto? Orco 2. Problematica la situazione. Noi facciamo una cosa tecnica. Merda! Nello stretto si guidano veramente una merda comunque. Un po' come tutti i Need for Speed. Però c'ha la puttana. Non è che è scomparsa, si è pure appiccicata sul muro. Centrale è finita. Ormai l'autosospetto è fuori portata. Per forza di cose siamo troppo sportiveggianti. Che ce lo fa? Bentornati su KRS FM con le novità di Lecce. La sindaca non gira. Ferugli in strada ieri notte. Il problema è che gira quando vai veloce, ma non gira quando vai stretto. Quindi neanche a dire che puoi cambiare i settaggi, perché se cambi i settaggi poi quando vai troppo veloce gira troppo, e quando vai lento gira normale magari. Questo è sempre un problema, una cosa che bisogna regolare bene nei giochi di guida. Mi rivolgo direttamente a quegli individui sconsiderati che ignorano deliberatamente i segnali di stop. Stop vuol dire stop. Perché in tutti ci stanno, in tutti i giochi di guida ci sta il fatto che alla lunga più velocità, meno sensibilità allo sterzo. Restate con noi dopo la pubblicità per saperne di più. Anche nella realtà è così. Ora avremo addosso ancora più pressione. Need for Speed no. Possiamo tagliare un po', dove devo andare? No. Dritto per dritto, ma dritto per dritto può succedere un macello. Però la polizia, dai, mettetela più aggressiva o più presente solo di notte. Se inizi a pressare così pure di giorno, dai, una rottura di coglioni. Mi sembra di sì. Non puoi andare da nessuna parte. E insomma, avanti. Oh no, è troppo pressing. Ma che è? O per delle auto che scarrozzano in notturna. Controlla in notturna, di giorno lascia fare. Dai. Allora, evento, 2000 con 7000 in palio, cerchiamo di vincerla però, classe A, quindi andiamo con la nostra Nissan, andiamo a sfidare Giustizia per i 4,50 che comunque sono soldi.
dobbiamo monetizzare, anche perché adesso ci siamo venduti. Siamo comprati il mondo, quindi non abbiamo più soldi. È un attimo, sti giochi a ritrovarti con le pezze al culo. Vediamo, Nissan basso. Troppo sportiveggiante. Poi voglio proprio vedere la... La mi stupisci, se ci stupisce. Spero di sì, onestamente. Lo spero vivamente. Andiamo a filo. Spintarella. A filo, così ci dà lo sfioramento che... Un po' di boost. Sistema boost, come detto, non è che mi faccia impazzire più di tanto. Fatto così, però. Ce lo facciamo piacere per forza. Sta gara invece è bella lunghetta, apparentemente. Pare di sì. Siamo ancora al 40%. Attenzione. Sì. Siamo pronti a fermare. Oh! Su smacello. A filo. Allora, gli altri sono molto distanti, quindi ce la possiamo svangare con tranquillità. Ecco, quando parla Giustizia, cadevi i coglioni. Sempre un po' problematico come messaggio. Un po' gufoso. Ma non può nulla. Anche perché, a parte che Giustizia sta pure dietro a un sacco di gente. Cioè Boost, Waru, Hobby, Giustizia parla ma... Guarda là invece la Police come gareggia con estrema sportiveggianza. Vedi, la Police è l'unica che ci sta dietro. Possono tranquillamente gareggiare loro al posto degli altri. E una cosa che dicevamo, è possibile che i tracciati ogni settimana... Perché noi abbiamo visto nella prima settimana che ci capitano un po' sempre gli stessi. Poi per carità, la prima settimana è lunga perché fai uscite di giorno, uscite di notte. Praticamente abbiamo fatto 10 video queste cose. A settimana, quindi potrebbe uscire anche una serie abbastanza lunghetta. Io vorrei fare un video per i giorni, un video per la notte. Anche se esce abbastanza lunghetta, signori, direi che sto periodo che non esce niente si può pure prolungare. Magari se c'erano tante uscite molto interessanti, ma avrei postato, che ne so, solo le nottate, insomma. Avrei fatto una cosa un po' più short e mi sarei giocato io per conto mio il resto. Però alla fine ce le giochiamo insieme. E buonanotte, no? Arriviamoci un po' dei soldi. Qua andiamo direttamente di notte, che già siamo lì per l'ergastolo. E poi scusa, tu mi fai inseguire adesso, quando ormai noi stavamo belli tranquilli. Dove sto? Non stiamo neanche troppo lontani da questo. Se riusciamo ad arrivarci a pelo. Questa di 6.000 qua sotto, però, che è 3.6. Guadagni 3.000. Che è la stessa cosa di questa, quindi... Vabbè, segniamo questa qua. Intanto... Proviamo... Sto addosso, imbecille! A parte piano. Andiamo con le parole... Il veicolo criminale! State molto... Il veicolo criminale! Ora potete rilassarvi, ci pensiamo noi! Vai, pensateci voi, con quale presunzione? Scusi, caro. Ma che poi non è neanche così vero, Non è neanche così vero, poi. Madonna, veicolo riparato però, con stile, ma... Questa fa benzina, la corvetta è quella giuccia. Come tua madre, del resto.
per dire. L'auto sospetta sta entrando a Yenpa. Quello l'ha preso in faccia, no? Come la madre, per dire, ma. Insomma. La questione proprio di parentela, non è colpa mia se c'hanno le mamme un po'. Posizionamento posto di blocco in corso. Ma non posto di blocco. Vai, fai così allora. Vai, se c'ha le palpebre. Guarda, guarda, sulla pista ciclabile. Sulla pista ciclabile, solo noi. Power si vola. Madonna, 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 gli alberi, madonna, gli alberi. Tiralo, tiralo, vai così. Oh, guarda come cazzo spingono però sti bastardi, eh. Aspetta, li passiamo un po' di lato. Siamo KO, maledizione, siamo KO. Siete degli imbecilli. Voi i posti di blocco ve li piazzate con per le vostre auto. Aspetta. Auguri, auguri, auguri. Augurissimi, signora. Si diverta, eh. Ho preso le pizzette. Porca troia, ho preso il camion. In faccia, però. Il seguimento si conclude qua. È troppo veloce. Che non lo sapevate prima. Guarda qua che stile. Madonna la fanghiglia. Dove devo andare? Dove devo andare? Madonna, gli pneumatici proprio che bruciano. Allora, Eventino, Eventino, classe A più, signori. Qua ci andiamo a giocare la nostra bella. Ah, cazzo, questo. Porca troia. E beh, qua sono soldi. Noi con la nostra auto siamo messi di merda. Ma signori, se dobbiamo. Ah no, fammi vedere. Posso vedere un attimo gli avversari? No. Ah no, me li fa vedere così. No, per capire le altre auto. C'è questa con la Corvette, Arlow. Ciao, ciao. Che auto c'ha? Non si capisce la Lamborghini Huracan. No, la Lamborghini Urus. Modificata, vabbè, questa è sempre la stessa. Questo uguale, questo uguale. Questo no, Maya, infatti non c'era. Cioè, più che altro sono quelli diversi. E Youmna, chi è? Vabbè, io signori vado a sfidarlo. Sti cazzi, non ce lo metti. Se perdiamoci in culo, però. Noi facciamo riavvia e passa la paura. Fino a quando non la battiamo. È così che funziona. Senti il sound. Sì, comunque Lamborghini. Madonna, il Ferrarino ci sta. Belli. Io umma che non mi faceva vedere la macchina. Ferrarino. Ferrarino, eh. Boom. Ti è piaciuto? L'hai sentito sul dente? Porca troia. Ciao ciao. Scusa, ma mi serviva. Grazie, cavo. Mi piace il gioco pesante. Devo capire. Mi sa che si guida pure bene questa, eh. La butto lì. Centrale, pattuglia sul posto, pronta a neutralizzare il soggetto. Mo sarà un po' tosta perché questi, col cazzo che lì. Arlo è quella che abbiamo sfidato, mi sa, con la Corvette. Insomma. Mi avevano detto che eri in gamba. Hai visto? Questo è niente. Aspetta che modifichiamo la macchina, magari per essere a pari prestazioni con voi. E poi ne riparliamo. Mo iniziamo andata pure col costeato. Pure un po' troppo veloce per i nostri riflessi. Per una certa. Questa rimane incollata comunque. Porca troia. C'è una polizia. Si vola, si spinge. Si fuga, si fuga. Madonna. È andata dritta? Un pochino, dai. Cazzo, pure noi. Poi devi stare calmino. A parte che c'è una Corvette, quindi i soldi li cati. Oddio, per carità, la Corvette per le prestazioni che c'ha è anche un'auto discretamente economica, se dobbiamo dirla. Soprattutto l'ultima versione. Cioè, discretamente economica. Cioè, parliamo sempre di porca di quella troia. Che è un appellativo da dare alla signora. Centinaio di migliaio di euro, eh. Però, per l'auto che è, insomma, rapporto qualità-prezzo ottimo.
Ma ci hanno inculato. E questa mi sa che da rifare, a meno che non si va a intrascicare da qualche parte. Cosa che spero di cuore. No, qua chi la piglia più. Madonna. Cazzo, pure questi però spingono, eh. Vedi, poi pure qua non si potrà neanche mai schiantare nella vita, perché nell'ovale ci ha buttato. Questo è fatto apposta per farmi perdere a me, allora. Beccati questa. Si rifà. Vai, vai, che per il momento ce la stiamo a svangare, signori. Ci sono stati momenti di panico, ma... manteniamo la freddezza, manteniamo la calma. Magari manteniamo anche la prima posizione, se possibile. Poi pattuglia, siamo anche noi sulle tracce dell'auto. Nessuno mette le mani sui miei soldi. Aia, quella sta a recuperare. Prima stava molto indietro, poi si è messa a macinare, Attenzione che a 220 metri, ma stiamo arrivando, signori. Stava a recuperare paurosamente, ma muta. Ci portiamo i soldi a casa che serviranno per modificare l'auto, per essere più competitivi. Non si guida affatto male questa... Aia. Ola, sub di botto così? A posto. Aia. Vabbè, primo inseguimento, battesimo per la nostra Mi Stupisci. Cristo santissimo. Dove sto? Dammi il muso della macchina, mannaggia la troia. Attenzione, c'è il gippone, Allora, noi puntiamo al rifugio, poi... Elicotterone, unità pesante che però... Centrale, siamo sul posto. Vai, vai, bravi. Vabbè. Se volete. Dovrebbe fermare quell'altro. A tutte le unità. Dovrebbe. Pronta a fermare quella canaglia. Ma che canaglia, che canaglia. Via di sta canaglia, biondo. Non è fatta per questa roba. La mia sì. Cioè, in realtà no, però. Dipende dall'utilizzo che se ne fa, eh. Il problema qui potrebbe essere anche l'elicottero, ma poi se troviamo un sottopasso. Dove sto andando, ma in tutta onestà siamo morti. Zitti, zitti, l'elicottero se ne va, che è finita la benza. Aspetta, mi devo spostare di qua. Pim! Madonna, abbiamo parcheggiato sugli spalti. Non può andare bene qua? Non ne usciremo mai, credo, Ma vaffanculo, vedi che tua madre è una grandissima lavoratrice della strada. Ma il fatto è che gli piace proprio. Cioè, lei ci lavora perché è appassionata. Ma di brutto, di brutto. Siccome anche la nostra auto sta messa male, ma di brutto, io direi che conviene passare un attimo dal benzinaio qua. Dai, una bottarella alla corvettina. Siamo stati colpiti. Sì, ma in amicizia, bisogna anche saper distinguere il colpettino dall'affetto. Te, rallenta con tua madre. Non è esploso lì? Pesante. Siamo sulle tracce dell'auto sospetta. No, l'unità pesante no, non è una bella cosa, Non è per niente una bella cosa. A tutte le si unità fa. Abbiamo visto l'auto entrare a Rosie Drive. Ah, cazzo, l'elicottero pure ci sta. La striscia chiodata più avanti dovrebbe fermare quell'auto. Non so se riusciremo a star dietro a quell'auto. Maledizione, non riesco a credere che ci abbia seminati. Qui centrale, le nostre unità hanno perso di vita il soggetto a Kennedy Terra. Cazzo, stanno là. Vedete che questo non mi vede. Ciao Cristoforo Colombo. Riprendiamo l'inseguimento. Ma che bucio di culo di merda questo. Ma io non posso fare un cazzo. A
Attenzione, questo mi rompe il culo. Sta entrando a Kennedy Test Track. Ah, quel ticchettio erano rinforzi, attenzione. Cerchiamo di far andare l'auto fuori strada. Ha ancora il controllo del... Guarda come ti faccio un numero. Oh, sotto il ponte. Che bello. La striscia chiodata. Dai, che seminiamo. Fermare il soggetto. Era un'auto. Bella sola. Lì. E ce la siamo fatta scappare. Devo rimanere un attimo fermo, signore. L'auto sospetta è scomparsa nel nulla a Rosil Drive. Che qua dove esci, esci, ti inculano. L'auto sospetta nel mio campo visivo, non facciamocela scappare. No, non è vero, non è possibile. Il campo visivo di tua madre, che lavora qua, sulla strada. Io devo seminare solo quel cazzo di elicottero lì. A tutte le unità, abbiamo visto l'auto entrare a Kennedy Test Track. Oh. Se tacciate l'area, non deve sfuggirci. Linea teorica, quello sta sotto, ok. Quindi noi qua, mo. Saltiamo, ma non troppo. Vabbè, anche un pelo di più. Entra, entra, entra. Occhi aperti. Entra. Vaffanculo. Cadroia, che casino. Artista della fuga, beh, per forza di cose. Ok, ok. Le fughe di livello 5 ormai, signori, sono la nostra quotidianità. Di giorno, di notte, di pomeriggio. Ci svegliamo che già siamo inseguiti. Hai visto il video della matricola che lancia la sfida per l'auto? E come? Ho creato un profilo del garage solo per guardarlo. Riddles Rides 1. Riddles Rides era già preso? 2000, la madonna. No, perché? E allora perché l'1? Beh, perché siamo i numeri 1. Ah, ok, ha senso. Allora, che ne pensi? Jasmine e la matricola che si contendono l'auto. Forte, eh? Già, forte. No, volevo sentire un attimo il sound. Ci ho lasciato il suo perché... Quella è della RX7. Poteva essere abbastanza tamarro. Questo V6, no? Ci sta bene il suo. No, per quanto riguarda le modifiche, onestamente preferisco modificare ste cose. Allora, questo l'avevamo fatto. Questo l'avevamo fatto. Questo pure. Ci eravamo fermati qua. Sì. Allora, scaricone. Turbina. Il cazzo, turbina, già abbiamo quella da pro. Nossino 10.000. Sì, l'ho speso tutto in un attimo. Freni eventualmente 7.000. O pneumatici, noi abbiamo quelli sportivi. Mettici quelli da pro, però sempre da strada, così nel caso che capitiamo pure un po' sulla merda, comunque possiamo guidare. Non migliora tanto, però non possiamo mettere né quelli da derapata, né quelli da strada, né quelli da fuoristrada, perché fa una cosa a cazzo di cane. Corse, pneumatici, così. Ok, 4.000 che ci esce. Credo sto paio di palle. Questo è uguale, ci dà un po' più di margine per gli assetti e le cose. Ah, questo in realtà 0-100 più sportiveggiante. Facciamo questi da strada, gare su strada, dai, tanto l'off-road non è che ce lo facciamo. $79, onesto, onesto. E va bene, signori.
A questo punto ci salutiamo qui per questo episodio di Info Speed Unbound. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare il canale. Noi ci vediamo alla prossima per una nottata che sarà bella intensa. E già partiamo con 5 stellette e senza moneta, quindi dobbiamo iniziare a fare le gare per farci qualche soldo. Cazzo, quello sarà un problema, però ci sta, ci sta. Signori, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.